È tornato l'incubo, ovvero il Centurion con il cannone da 165 che già abbiamo visto nel lato americano con il 728 CEV. Mi raccomando ragazzi, se questi contenuti sono di vostro interesse, iscrivetevi al canale, commentate e condividete il video con i vostri amici. Centurion, come dicevo, cannone da 165. Avremo ancora una volta le Hash, proiettile ad alto esplosivo a testa deformabile. Ho un brutto ricordo, se seguite il canale capirete. Questo carro armato medio ha anche l'utilizzo della pala, che sinceramente non utilizzerò durante il gameplay, però si può utilizzare la pala volendo. Abbiamo una velocità di 35 km e l'efficacia è dall'era 1 all'era 6, 608 e 218%. Siamo in era 5 a 7.0, poi a supporto lo Spitfire con cannoni da 20 e mitragliatrici da 12.7. Vediamo la combo di oggi. Gameplay. Che fai, mo? Fra, che vuoi fare? No, stavolta ti sparo. Va bene così, dai. Va bene, va bene. Tiger. No. Sta proprio qua davanti a me. Il mouse. Devo riparare, ricaricare. Notifica al telefono. Ma che faccio, mo? Sta uscendo lui. Non puoi, fra. Non lo puoi fare. Yes! Volevi fare il figo col mouse, vero? Volevi fare il figo. Ne ho uno dietro e uno davanti a me di nuovo. Oh, sì! Yes! Ma che volete fare? Sono indistruttibile. È stata bella questa. Che salame! Poi sai salami a pe uguale. Complimenti. Ho fatto la genialata dell'anno. La genialata. Sono morto. Mai fare questi errori. Qua, sta qua, sta qua, sta qua. Ma guarda quanta fortuna che hai, fra. E non c'è nessuno mai ad aiutarmi. Mai nessuno ad aiutarmi. Mai nessuno ad aiutarmi. Mai nessuno ad aiutarmi. Quel tiro comunque non dovevo farlo. Non dovevo farlo. Dovevo ragionare. Ho criticato, occhio. Va bene. Ci ho rimesso i flap, però ho fatto la virata.
L'ho criticato, lo sai che lui secondo me si è preso paura? Sta tornando alla base, mi sa. Ah no, ci riprova, ci riprova. Ha preso coraggio, vediamo. Ah oh, no, se ne sta scappando, se ne scappa, se ne scappa. Decidi, vuoi provare il frontale o no? Io ho solo pochi colpi. No, ma se ne scappa, se ne sta scappando, va sulla base. Ok, ragazzi, dai. Non so se ha capito che sono dietro, la verità. Vuole atterrare, vuole atterrare. Non te lo faccio fare, fra. Non te lo faccio fare. Stiamo tirando al massimo il nostro aereo. E vabbè, poi la flaccata arriva, è normale. C'è qualcosa qua vicino? Vai, 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 io vado da questa parte, tranquillo. Lo flanco di qua. Che cosa ho appena fatto? Con quale vantaggio ha perso il T29? Wow! Questa è stata bella! Capendo più niente. Non sto capendo più niente. L'M103. Destra, destra, destra. Bravo. Morto. Non sto capendo più niente. Sono super morto. Me ne voglio portare a casa uno però. E questo uno sarà proprio. Sarai proprio tu, sarai. Sì, fra, è a me che mi aiuta. Ma che cosa sta succedendo? Fra, ce ne sta uno là, occhio. Distrutto? Bomba vicina, ma non troppo. Arrivano le altre. Dobbiamo aiutare il mouse a riparare. Sto parlando col naso, ottimo. Fammi da scudo, mouse. No! Ma porca! Hai un po' stancato con queste bombe, vero? Le stai sganciando da un'ora. Risulta facile perché ovviamente noi siamo
tutti i vicini perché dobbiamo cappare. Aspetta che non lo vedo ancora. No, no. Sì. Sì, e che gli dico mo? Ragazzi, cappate. È un po' complicato volare se con mezz'ala. Non è che è impossibile, però non è facile. Cioè, la kill, non, siamo operativi, eh. Siamo, non ci ha dato, non gli ha dato la kill a lui. Dobbiamo mantenere il web perché la base è molto distante. Ah, volando così, tecnicamente, l'altitudine sale e la velocità. Siamo veramente tranquilli. Ovviamente perdiamo nel momento in cui andiamo a fare dei movimenti laterali, ok? Quindi l'aereo non trova più l'appoggio sull'ala destra e quindi un bordello. Però così dovremmo farcela. Senza mani, eh? Ok? Giusto per intenderci. Non dovete toccare nulla. L'atterraggio sarà un po' più complicato perché ovviamente dovremmo perdere un po' di quota. Questo è quello che vede il capitano, mo, il pilota. Non deve essere una cosa bella. Vabbè, allora, se c'è il tempo vi faccio vedere anche l'atterraggio che si può fare. Iniziamo a diminuire la manetta. Mi raccomando, controbilanciata a sinistra, perché ripeto, l'aereo non trova l'appoggio sulla destra, ok? No, ma non c'è tempo, altrimenti vi facevo vedere anche l'atterraggio. Si può fare, credetemi sulla parola. Anche perché il carrello funziona. Andiamo a zero. Diminuiamo un po' la velocità. Vabbè. Un po' troppo veloci, sì, ok. Ma ce l'avremmo fatta lo stesso, ce l'avremmo fatta. Mo volevo velocizzare il processo, ma va bene così. Per intenderci. Tra l'altro una kill con la bomba, che non è male. Finalmente ho fatto anche la kill con la mini bomba, mi verrebbe da dire. Buono. Questi sono i punti. Pochini. Io ti voglio dare una mano, BMP1, però mi devi dare il tempo di arrivare. Fuoco di artiglieria, va bene. L'abbiamo chiamata anche noi, eccola là, in quella zona. Stanno catturando Alfa, va benissimo. No, continua, continua. Non colpo, 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 colpo. E dammela una kill. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Vai indietro, vai indietro, vai indietro. Tutti là si sono messi, guarda che luridi. Situazione di stallo questa. Ti sei fatto beccare da dietro. Non vedo niente, rimaniamo operativi così perché altrimenti non vedo. La situazione sta degenerando. Dobbiamo arretrare dietro. Oh, ci pushiamo da dietro. Di qua non si passa. Di qua non si passa. Occhio che poi viene da quella parte però. Antiaerea mi ha già dato fastidio. S-
sopra sta. Eccola. Fermo. Ah, non era l'antiaereo. Ci stava un Leopard. Ci sta un MX. Aiuto. Ma perché siamo così pochi? Perché siamo così pochi? Sono due qua. Mo mi frega la sinistra. Cacchio, quello era distrutto. Mi copre da dietro, spero, quello, eh. Spero che ci sia sempre la copertura dietro. La do per scontata. Ma che situazione del cavolo. No, non mi piace dove mi sto mettendo. Non ne usciamo vivi. Ti ha visto? Siamo circondati. Penso che stia riparando. Dovevo farla. Adesso lui verrà. E io me la chiamo proprio, sopra di me. Almeno l'ultima, Ma quello sta ancora lì? No, raga, non si può giocare così però, ve lo dico. Così non si può giocare. Così, così io non accetto più di giocare così. Ma che ca... Ma c'è un mouse dietro di me. Ragazzi, però vaffanculo. E che cavolo, da dove mi appena guarda. Che fortuna. Ci siamo fatti un mazzo così, Non è possibile, dai, dai. Miseria. Ce l'ho messa tutta, ce l'ho messa veramente tutta. Ero da solo, non sapevo come fare, non potevo venirne fuori. Poi che cavolo succede? Mi esce un mouse. Ma che ci faceva lì il mouse? Come fai a prevedere una cosa del genere? Era imprevedibile. Pensavo fosse un Leopard, invece era il tipo 60. Sembrava, esteticamente.
Ti salva Devi. Secondo me il nostro alleato non ha capito quello che è successo. Però tranquillo. Ah, lui stava con quel coso. Dobbiamo tornare su Bravo. Al netto che potrebbe arrivare sempre qualcuno da dietro. Però abbiamo un cacciacarri che è appena respawnato. Proviamo, non so che dirvi. L'artiglieria forse l'ho chiamata un po'... Potevo risparmiarla. Quanti punti spawn abbiamo? 1200, vabbè, per l'aereo. Non lo vedo. L'ho capito. Sta qua. Ne ho uno dietro, vero? Mi ha colpito proprio lui, mi ha colpito proprio sto lurido. Non esco fuori. No, siamo morti. Non ce la faccio. Non ce la faccio, siamo morti. Abbiamo fatto la cavolata, abbiamo fatto la pushata errata. Eccolo, sta là. LOL. Dai, questa pushata è stata proprio brutta. Non ha avuto senso sta pushata. L'abbiamo giocata malissimo. Abbiamo giocato bene la prima parte e il secondo ce lo siamo giocati malissimo. Malissimo. Ma veramente male. Loro ancora insistono, eh. Noi stiamo esaurendo le unità. Non so se ce la faremo, eh. Inizio ad avere dei dubbi. Diamo supporto aereo, che vi devo dire? Non penso che abbia molta velocità, lo sai? Va prima lui in stallo. Non hai velocità. L'ho portato in stallo. Adesso scappa, prova. Ma io ho molta più velocità adesso. Proverà a fare una virata secca. Prevedibile. Ma a quel punto ti ho già disintegrato. Gli alberi non li voglio, grazie. Stanno catturando Charlie. Proviamo a sganciare una bomba breve. T-84, sì, la linea è un po' più snella rispetto al allo zero. Alla punta un po' più, capito? La coda, scusate. Andiamo a sganciare la bomba. Vabbè, più di quello non posso fare. Poi mi prende. Mi prende con. Si vendica con l'antiaerea. Facciamo salvare il pilota. No, niente, raga, è persa. Niente. Com'è possibile che esattamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 giocatori con più spawn a testa abbiano fatto 2 kill? Cioè, praticamente con 30 carri, con 20 carri abbiamo portato a casa 2 kill. E lì ovviamente, insomma, si vede la differenza, si è vista la differenza della squadra e... E non ce l'abbiamo fatta. Questi sono i risultati. Per i più curiosi. Torniamo nell'hangar.
È stata nuovamente un'esperienza particolare con il Centurion, perché sinceramente giocare con un cannone da 165, un carro armato che deve fare imboscate, deve essere di supporto alla squadra, siamo d'accordo, però spesso e volentieri vi ritroverete, o perlomeno mi sono ritrovato in situazioni a dir poco allucinanti, carri armati che vi escono dal nulla, ricarica che vi farà contare ogni secondo e ogni millesimo di secondo per riavere il cannone carico, le mitragliatrici che non potranno darvi quel supporto perché ovviamente sono delle 7.62. Nel complesso il carro armato però, ripeto, ha un buon premio 608, un po' poco per quanto riguarda i crediti, però come dico sempre, l'economia di gioco, insomma, si potrebbe migliorare anche perché sicuramente questo carro ha un prezzo di acquisto importante. Ragazzi, lo Spitfire promosso a pieni voti perché anche in un livello che non è il suo si è difeso più che bene. Ragazzi, video terminato. Io come sempre vi ringrazio per i like, i commenti e le visualizzazioni. Noi come sempre ci vediamo con il prossimo gameplay. Ciao! Don't make any sound.